Benvenuti sul canale 9000 giri elaborazioni. Oggi vi presentiamo un lavoro che ci hanno commissionato su questa 124, motore 1400 multi-air da 140 cavalli, dove il cliente ci ha chiesto di inizialmente di concentrarci sulla parte motore, quindi classico stage 1, chiamiamolo allargato. In che cosa consiste? Lo stage 1 l'ho già presentato tante volte, parte dal discorso aspirazione, quindi classico filtro a pannello che andremo a montare nella sua scatoletta originale. Lo scarico, dopo alziamo la macchina e vediamo la parte di scarico che noi abbiamo cambiato. Di solito il consiglio che noi diamo è fare la parte terminale dello scarico, che in questo caso è un Ragazzon, omologato in maniera tale che il cliente, nel caso venisse fermato, è dotato di documentazione per cui non gli viene contestata l'omologazione della vettura, e un'aggiunta, cioè e togliendo il silenziatore centrale. In questo caso l'abbinamento fra centrale e terminale si ottiene un sound sportivo non esagerato, e soprattutto si ha la sicurezza di non avere poi problematiche con il codice della strada. Questo per quanto riguarda aspirazione e scarico. Poi altri due lavori che vanno a completare lo stage 1 sono il classico sistema bypass per andare a accorciare il tempo di risposta del pedale acceleratore. Questo si può fare sia dalla centralina elettronica, che però si può diciamo gestire con un'unica impostazione, oppure con un sistema sempre elettronico, sempre fatto dalla Seleton, che si chiama Pedal Booster, dove ci sono quattro selezioni diverse e il cliente sceglie quella per lui più ottimale, partendo da quella meno diciamo invasiva fino ad arrivare a quella che praticamente taglia di mezza il tempo di risposta del pedale. E questo è un apparecchio che non costa cifre eccessive, ma che ha un risultato molto molto valido. Ultimo, ovviamente, la parte centrale di uno stage 1 è la rivisitazione dei parametri della centralina elettronica, in maniera diciamo la possiamo gestire in due modi: o con la classica rimappatura via seriale, scarichiamo il software della centralina, lo modifichiamo, lo ricarichiamo e la centralina lavora con un software ovviamente ottimizzato per avere più coppie, più potenza, sempre all'interno di un margine di affidabilità, che per noi è la cosa fondamentale. L'alternativa, e questa la proponiamo spesso soprattutto su macchine di recente costruzione, lo stesso risultato lo si ottiene andando a montare una centralina esterna riprogrammabile, sempre fatta dalla Seleton, un'azienda di Treviso con la quale collaboriamo ormai da tanti anni, che consente di lanciare la centralina e riportare la macchina in una frazione di secondo, riportare la macchina esattamente con i parametri come quelli che ha adesso, in maniera tale che per qualunque necessità, vuoi per un controllo in assistenza, vuoi perché si viene fermati, vuoi soprattutto perché la macchina viene venduta, il cliente in totale autonomia la può riportare alla sua originalità in un nanosecondo. Il discorso dello stage 1 allargato è perché il cliente ci ha chiesto di avere qualcosina in più in termini di potenza, perché con questi quattro lavori che vi ho elencato, diciamo che l'incremento di potenza su per giù è di circa 30-35 cavalli. Per arrivare a un incremento di potenza ulteriore, anche lì sempre senza esagerare, il cliente ci ha chiesto di avere almeno una cinquantina di cavalli. Quindi in questo caso bisogna agire anche sulla turbina, quindi noi lavoriamo sempre sulla turbina originale della macchina, raramente sostituiamo la turbina con una turbina maggiorata, salvo rari casi. Appunto, noi di solito smontiamo la turbina originale della macchina, la revisioniamo, ovviamente questo è il primo step, e poi modifichiamo la parte interna, quindi cambiando l'alberino, cioè maggiorando l'alberino di lubrificazione e soprattutto cambiando la tipologia delle due giranti, la girante di aspirazione in aviona, che quindi è più leggera, ha una conformazione delle palette diversa, quindi essendo più leggera ha molto meno inerzia e quindi la macchina ha una, come dire, un corpo, una spinta, avendo meno inerzia, decisamente diversa rispetto a una turbina con le palette in acciaio. Quelle dello scarico sono in Inconel, quindi anche quelle ovviamente non si può montare un Avionel sullo scarico perché si scioglierebbe immediatamente, quindi bisogna montare una paletta in Inconel che resiste al calore,
tutte e due queste giranti contribuiscono, come dicevo prima, ad avere un'elasticità di marcia totalmente diversa. Per avere più cavalli, a questo punto entro limiti diciamo accettabili, quindi sono dei margini entro i quali noi dobbiamo stare per non indebolire troppo la struttura, si tornisce diciamo il carter di aspirazione in maniera particolare, e a volte anche il carter di scarico, dipende sempre dai margini, per poter alloggiare sempre delle giranti più grandi. In questo caso ovviamente il volume, la massa d'aria che viene prodotta in aspirazione e in scarico è maggiore. Ovviamente in questo caso bisogna fare una mappa adeguata, quindi non una mappa tarata sulla volumetria del turbo originale, ma una mappa che ovviamente tenga conto di una volumetria del turbo diversa. In questo caso gli ulteriori 15-20 cavalli, ripeto, noi siamo sempre, ci conoscono per essere sempre molto cautelativi, quindi tecnicamente si potrebbe prendere anche molti più cavalli. Il fatto che noi non lo facciamo è proprio per cercare di avere macchine sì più potenti, più scattanti, ma assolutamente affidabili. Io adesso direi di alzare la macchina sul ponte, così vediamo la linea di scarico che abbiamo già montato. Gli altri lavori sono in corso d'opera, per il momento abbiamo cambiato lo scarico, e poi eventualmente il mio collega vi farà sentire il sound in maniera tale da capire la differenza rispetto alla vettura di serie. Adesso che abbiamo messo la macchina sul ponte si vede un pochino più in dettaglio il lavoro che abbiamo fatto sullo scarico. Quindi, come dicevo, per il momento abbiamo montato un terminale posteriore duplex, quindi con uscita separata destra e sinistra, con la particolarità di avere le quattro uscite sdoppiate, tagliate a 30 gradi con un diametro di 65. Questo anche da un punto di vista estetico, quando uno cambia il terminale vuole solitamente avere un beneficio da un punto di vista di sound, qualcosina in più a livello di prestazioni, pochi cavalli, comunque anche qualcosa in più si ottiene su una macchina a benzina, non certo su una macchina diesel, ma anche e soprattutto la parte estetica è fondamentale per avere una soddisfazione sul discorso dello scarico. Quindi per terra si vede il terminale originale, quindi si può vedere ben chiaramente il volume del silenziatore originale, che paragonato al volume del silenziatore che abbiamo montato è circa il doppio. Quindi questo significa che più piccolo è il silenziatore, comunque sia fono assorbe sempre parte della sonorità, ma comunque avendo dentro meno lana di roccia, meno materiale fono assorbente, ovviamente il sound cresce di conseguenza. L'unica parte che non abbiamo ancora toccato e stiamo ancora vedendo con il cliente se farlo o meno è il silenziatore centrale, che più che silenziatore si chiama rompifiamma. Diciamo che andare a eccedere oltre un certo limite la rumorosità potrebbe dare dei problemi, perché ovviamente come tutte le macchine cabrio sono meno insonorizzate, e quindi la rumorosità dello scarico potrebbe oltre un certo limite dare fastidio. Quindi in questo caso prima della chiusura del lavoro andremo a sganciare il centrale, proveremo la macchina accesa senza questo pezzo, se il tutto rientra dentro una sonorità accettabile lo sostituiremo mettendo un tubo diretto, se no lasciamo la situazione così com'è. Adesso Mirko tira giù la macchina dal ponte, proviamo ad accenderla giusto per sentire un attimo il tipo di timbro, il tipo di tono che ne è venuto fuori. Questo è il sound che abbiamo recuperato fino adesso. Come vi abbiamo accennato precedentemente, è una macchina in corso d'opera, quindi non l'abbiamo finita, comunque già così si sente una netta differenza. Per il momento il lavoro è questo, vi aggiorneremo nei prossimi video. Intanto, per qualunque informazione tecnica vi invitiamo a consultare il sito www.9000giri.it oppure venirci a trovare direttamente in sede a Milano in Viale Piceno 3. La cosa importante è iscrivervi al canale 9000 giri elaborazione, in maniera tale da rimanere sempre aggiornati sulle nostre elaborazioni. Alla prossima, ciao!